Salve a tutti ragazzi, qui è Peppe Gio Gamers e siamo in questo nuovo e ultimo video per ora del mio canale, perché come avevo detto nello scorso video devo partire per il mare e quindi non ci vedremo per un po' di tempo. Però ragazzi, verso fine luglio, mi raccomando, andate a rigirare per il mio canale perché gli torneranno sicuramente i video. Cioè per fra inizio, diciamo per dopo Ferragosto. Agosto. Per dopo Ferragosto. Inizierò di nuovo a fare i video. Che? Oh! Allora, un maiale volante! Sì, come vedete è un maiale volante da parte di. Allora ragazzi, vi voglio dire una cosa. Da oggi in poi. Allora, alcuni pensano che Minecraft sia un gioco di cazzate varie scemo. Di merda un gioco, però no ragazzi, è un gioco serio. Infatti adesso oggi vi vorrò parlare di una cosa seria. Allora, io da quando ho creato questo mondo mi sembrava un po' strano questo mondo, perché prima cosa sono spawnato quasi alla fine della mappa e non al centro come dovrebbe essere normalmente. Ma poi ragazzi, si trovano, allora guardate, nel mio server non c'è nessuno. Il mondo è stato creato in sopravvivenza. Vabbè, solo lui. Il mondo ve lo può provare pure da Mouse Smile, è stato creato in sopravvivenza. Però ragazzi, se noi andiamo a vedere, ci sono delle strutture già fatte. Guardate raga, come lì fuori. Guardate quella struttura che adesso sto cercando di picchiare. Guardate, stanno già queste miniere già scavate. Cioè ragazzi, pare strano. Io a pensare, cioè io penso che sia stato colpa di Herobrine. Non so chi lo conosce, però Herobrine sarebbe un tipo di Steve, però è stato creato sbagliato. Cioè è stato creato per sbaglio. Nell'ultimo aggiornamento, negli ultimi aggiornamenti che hanno fatto sulla PlayStation e anche di recente sul computer, se andate a vedere che la versione dell'aggiornamento, c'è scritto Herobrine, abbiamo eliminato Herobrine, Herobrine è stato rimosso. Invece ragazzi, molte persone, anche youtubers, trovano veramente, io in alcuni video che vedo, ragazzi, si trova Herobrine, non è stato rimosso e non si sa neanche il perché. Comunque ragazzi, io credo, comunque io credo ragazzi che, oh, non fa rumore dopo, ragazzi. Comunque io credo ragazzi che, guardate, cioè, guardate qui proprio queste strutture già fatte. Cioè, guardate. Guardate, cioè. Possibile. Poi si sentono anche rumori strani. Tipo suoni, come devo dire, suoni così. Oppure qualche urlo, cioè non urli proprio, cose fitte si sentono, non lo so perché. Poi ragazzi, nelle miniere che prima siamo andati a scavare io e il nostro Smile, abbiamo trovato cose molto strane, come per esempio, come scalinate già fatte. Oppure ci sono stati disegni, frecce. Poi uno spawn già stato cioè già nello spawn è stato preso qualcosa. Infatti nella cassa mancava qualcosa, perché non era piena come le altre. Poi ragazzi, credo anche, da un lato credo che sia stato Herobrine, e da un lato credo che sia stato Steve, perché la Mojang disse di
che voleva dare un'intelligenza artificiale al personaggio. In questo caso non tengo Steve, quindi non credo che... Io non c'ho Steve originale, c'ho Steve con una... un po' modificato, sì. Però ragazzi, per questo video direi, quando giocate a Minecraft guardatevi alle spalle. Premete L3, guardatevi alle spalle. Oppure giratevi direttamente con la rena. Può succedere qualcosa. Qualcosa di brutto per il vostro mondo. Ci sono state anche lamentele contro la Mojang, che alcune persone dicevano che trovavano a volte le loro strutture modificate, tipo le cose erano troppo modificate. E non so proprio come trattare questo argomento, però lo approfondiremo anche più in là. Comunque ragazzi, vi ricordo, guardatevi alle spalle quando giocate a Minecraft. È un gioco serio Minecraft. Per... ragazzi, mi sembra che i capelli di Steve sono più tagliati. No, sono normali. Sono fatti più male. No, sono normali. Allora ragazzi, per questo video direi che è tutto. È durato poco, ma vi volevo parlare comunque di una cosa molto strana. Comunque ragazzi, guardate qui, se voi mettete un letto in questo modo, voi vi dormite sopra, avete tipo un X-ray. Guardate che in pratica vi fa vedere tipo dove sono le miniere, così potete scavare verso le miniere. Poi più in là farò un tutorial come fare l'X-ray completo. Ragazzi, per questo video direi che è tutto. Lasciate un mi piace, commentate, condividete. Vi ricordo, iscrivetevi, supportatemi, così fatemi vedere che volete. Che cazzo non abbiamo? Cioè tu spieghi due cose per fare la lana bianca, però tu usi la lana bianca. Comunque ragazzi, questo video è finito. Lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi. Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.